Buongiorno, io sono Annalisa Melis e sono una laureanda in Scienze della Mediazione Interculturale e Interlinguistica. Questo è un corso di 10 ore da 8 crediti e il corso si chiama appunto Storia, Istituzione e Cultura della Lingua Inglese. Quindi andremo a trattare la storia inglese, americana, la cultura e le tradizioni appunto di questi paesi e l'evoluzione appunto della lingua inglese, con alcuni cenni appunto sull'inglese americano e sulla storia americana. Questo è un corso che varia dalla lingua che si studia, solitamente per chi sceglie questo percorso di studi, viene effettuato un esame appunto per la storia e la cultura relativa appunto alla lingua che viene studiata. Quindi, d'ora in avanti andremo a trattare appunto la storia dalle origini appunto della United Kingdom e appunto anche una parte relativa alla storia americana. Dunque, nella prima lezione vengono trattate le nozioni generali relative alla United Kingdom e alla appunto Gran Bretagna. I temi trattati di questa lezione sono appunto i confini geografici, il termine British e English, l'unificazione appunto di questi paesi, quindi inizieremo col dire alcune date che sono state importanti per questi paesi, soprattutto durante il corso degli anni, le capitali appunto relative all'Irlanda, la Scozia, il Galles, l'Inghilterra, la monarchia dei nostri anni, cioè come si è sviluppata la monarchia nel corso dei nostri anni e appunto che cos'è la Brexit. Cominciamo con appunto il differenziare la United Kingdom e la Gran Bretagna. Allora, la Gran Bretagna non è solitamente formata da appunto questi territori che sono la Scozia, l'Inghilterra e il Galles, ok? La Gran Bretagna. Invece troviamo appunto un'altra isola grande che è quella appunto dell'Irlanda, che è suddivisa in Irlanda del Nord e Irlanda del Sud. Che cosa cambia dalla United Kingdom? La United Kingdom è la monarchia, cioè si definisce per United Kingdom la monarchia assoluta appunto dell'Inghilterra e appunto sotto la corona britannica che cosa troviamo? Quindi troviamo la Scozia, l'Inghilterra, il Galles e l'Irlanda del Nord con capitale Belfast. L'Irlanda del Sud, okay, non rientra nella United Kingdom perché appunto nel 1949 è diventata la Republic of Ireland. Quindi è diventato uno stato libero, indipendente dalla corona britannica. Per quanto riguarda appunto i confini geografici, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che appunto a est troviamo il mare del nord, cioè troviamo il Regno Unito che si affaccia al mare del nord, mentre appunto tra l'Irlanda e il Regno Unito troviamo il mare d'Irlanda, ok? Ad ovest e a sud-ovest troviamo, e a sud, perché in realtà anche il sud dell'Inghilterra è bagnato dall'Oceano Atlantico. Poi abbiamo ovviamente a sud anche il canale della Manica e il passo di Calais, ok? Che divide appunto la Gran Bretagna dall'Europa perché sono appunto due isole. Ovviamente troviamo anche degli arcipelaghi, ok? Di isolette che sono soprattutto situate nel territorio a sud dell'Inghilterra e a nord della Scozia, ok? Le isole principali, cioè gli arcipelaghi principali, sono quelli delle isole Ebridi e delle isole Orcadi, ok? Anche le isole Shetland sono appunto importanti, però insomma queste appunto sono le principali. Per quanto riguarda appunto il termine British e English, che cosa
possiamo dire. Allora, il termine British è associato a quelle popolazioni che appunto vivono nel suolo della Gran Bretagna, ossia, le persone provenienti da Inghilterra, Scozia, Galles e Nord Irlanda, perché abbiamo detto che il nord dell'Irlanda è dipendente dalla corona britannica. Ok, mentre il termine English è il termine che si riferisce unicamente appunto alle popolazioni provenienti dall'Inghilterra, ok? Quindi British, ok? Un inglese proveniente dall'Inghilterra. Per quanto riguarda l'unificazione di questi paesi, che cosa possiamo dire? Allora, possiamo dire che innanzitutto l'Irlanda e il Galles erano già sotto il controllo della corona britannica a partire dal Medioevo, quindi parliamo del XV e del XVI secolo. Il Regno di Scozia invece è un po' più particolare, perché appunto per un periodo sarà sotto il controllo, soprattutto nell'alto Medioevo, sarà sotto il controllo della corona britannica, mentre appunto nel corso degli anni in realtà la Scozia lotterà per ottenere l'indipendenza. Il Galles diventerà appunto parte della United Kingdom attraverso appunto due leggi che appunto decretano l'unificazione di questi paesi, che sono l'unificazione di questi paesi avvenuta appunto tra il 1536 e il 1542, quindi siamo sempre nel XVI secolo. Per quanto riguarda la Scozia, poi vedremo più avanti appunto nel corso degli anni che cos'è successo, perché in realtà tra Scozia e Inghilterra ci saranno appunto delle problematiche relative a guerre di religioni, perché troviamo un paese cattolico come quello della Scozia e un paese protestante guidato da Elisabetta I, per cui ci saranno delle guerre di religione, sono gli scontri maggiori appunto effettuati nel territorio appunto della United Kingdom. Però una data importante è sicuramente il 1603 per la Scozia, perché la Scozia eredita il trono inglese con Giacomo VI, che sale al trono e diventa il primo re d'Inghilterra scozzese dopo la morte di Elisabetta I, che era protestante. Da questo momento in poi le dinastie scozzesi ed inglesi si unificano. Quindi abbiamo il regno di Gran Bretagna, Irlanda e anche la Francia passeranno appunto sotto un'unica corona. Altre date importanti sono sicuramente quella del 1707, in cui abbiamo l'unione proprio politica vera e propria tra Inghilterra, Galles e Scozia, e viene chiamato l'atto costitutivo della Gran Bretagna, ok? E il 1801, importante per l'unione fra la Gran Bretagna e l'Irlanda. Anche l'Irlanda è un paese particolare, nel senso che appunto, come abbiamo visto, l'Irlanda è suddivisa in Irlanda del Nord e Irlanda del Sud, per cui ci saranno anche in questo caso degli scontri, ok? Che porteranno l'Irlanda del Sud ad ottenere l'indipendenza, mentre l'Irlanda del Nord sarà soggetta alla corona britannica. Infatti nel 1922 il sud dell'Irlanda diventa uno stato libero, però attenzione, non è ancora proclamata Repubblica d'Irlanda. Per l'Irlanda ci saranno dei cambiamenti, nel senso che poi si arriverà piano piano, vedremo poi comunque nel corso della storia di queste elezioni, si arriverà nel 1949 alla proclamazione della Republic of Ireland, quindi si arriverà proprio all'indipendenza vera e propria. Passiamo appunto alle capitali di questi paesi. Allora, abbiamo la capitale della Scozia che è Edimburgo, la capitale dell'Inghilterra Londra che è la capitale di tutta la United Kingdom, perché appunto tutto passa attraverso il Parlamento inglese, poi vedremo il perché.
la capitale appunto del Galles, Cardiff, e la capitale dell'Irlanda del Nord, soggetta appunto alla corona britannica, che è appunto Belfast, e l'Irlanda del Sud, che è Dublino. Per quanto riguarda appunto l'identità britannica, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che appunto nel corso degli anni, come ho detto prima, ci saranno guerre, conquiste, detronizzazioni, guerre di religioni fra la religione cattolica e protestante, però nel corso degli anni ci sarà sempre una forte identità britannica, cioè ogni paese, che sia l'Irlanda, che sia il Galles, che sia la Scozia, terrà sempre in considerazione le proprie culture, le proprie tradizioni del proprio paese, ok? Quindi è come se fosse una preservazione continua delle proprie tradizioni e culture. Mi viene da pensare ad esempio alla Scozia. La Scozia nel corso degli anni ha sviluppato appunto una sottoforma della lingua inglese, che è il gaelico, okay? Che viene utilizzato anche in Irlanda. Quindi questo è un esempio per appunto affermare come appunto nel tempo si sia affermata una forte identità britannica. Ok? Ma che cosa possiamo dire appunto per quanto riguarda la monarchia dei nostri anni? Allora, gli anni diciamo importanti sono sicuramente quelli del secolo scorso, cioè tra il 1998 e 99 c'è stato uno sviluppo sia economico sia politico a livello nazionale. C'è stato un avvenimento comunque importante, che è stato il trasferimento del potere politico dal Parlamento di Londra, che è considerato quello principale, ad altri organi eletti presenti in Scozia, Galles e Irlanda del Nord, cioè l'istituzione di un Parlamento a Edimburgo, okay, che viene considerato importante, e delle assemblee che hanno potere minore situate a Cardiff, quindi nel Galles, e Belfast, Irlanda del Nord. Quindi è un'unità nazionale ed insieme compongono appunto il paese. Ovviamente ognuna di queste nazioni deve autogestirsi sempre con riferimento alle politiche espresse dal Parlamento londinese, che ha comunque l'ultima parola, cioè ci sono queste assemblee, però comunque il Parlamento londinese deve avere l'ultima parola su tutto. Ecco, qua mi sento appunto di fare una retromarcia su appunto una data importante, che è il 1814, il 18 settembre del 1814 viene effettuato un referendum scozzese, okay, per decidere sull'indipendenza, okay. L'84,6% dei cittadini si è recato alle urne e la maggioranza però ha votato per il no, per cui contro l'indipendenza. Questo referendum è importante nel corso della storia, perché per la prima volta possono votare tutti i cittadini europei compresi fra i 16 e i 17 anni. Un'altra cosa importante che mi sento di citare è che fino al 1829 i cattolici venivano visti come nemici all'interno dello Stato, okay? Stiamo parlando dell'Inghilterra, proprio perché ci sono state appunto queste guerre di religioni, appunto, questa contrapposizione forte fra la religione cattolica e la religione protestante. Infatti, i cattolici britannici non potevano votare ed erano esclusi a tutti gli uffici pubblici. Ok? Infatti, un grande nemico della corona può essere la Francia, perché la Francia era lo Stato cattolico per eccellenza, per cui appunto vedremo come cambieranno nel corso degli anni le cose. L'ultimo argomento che trattiamo appunto è quello della Brexit. Il 23 giugno del 2016